È un peccato perché comunque eravamo sull'1-1 e anche il primo gol è venuto da due deviazioni. Il secondo era, dovevamo essere più concentrati, dovevamo essere più convinti, insomma, non dovevamo prendere il secondo gol. Però c'è ancora la partita di ritorno, quindi noi ci crediamo. Siamo in casa con il nostro pubblico che ci darà sicuramente una grossa mano e comunque è un risultato che possiamo ancora ribaltare. Ti ha sorpreso un po' questo Bodo nella terza volta che la Roma affronta questa squadra, soprattutto in un campo molto complicato? È così difficile giocare su questo sintetico? Sì, ci sono tante varianti, il sintetico, la palla va molto più veloce, il campo è molto più duro, si rischiano degli infortuni a volte, però non dobbiamo cercare scusanti, quindi dobbiamo solo adesso pensare alla partita di domenica e poi al ritorno. Come ha detto il mister, è come se fosse un primo tempo, perché ci sarà un olimpico strapiano, quindi la Roma parte da favorita per cercare di puntare a raggiungere questa semifinale. Chiaramente non è ancora finita, è solo la prima partita, la seconda giocheremo in casa con il nostro pubblico e sappiamo che loro, quando giochiamo con loro in casa, è come se fossimo in 12 in campo.